No, voglio ringraziare il Presidente per la possibilità che mi sta dando, Giorgio Perinetti che lo stresso già da un mese tutti i giorni, anzi più 24 ore al giorno, e vi ringrazio tutti voi che oggi siete qua. Niente, speriamo di essere un bel gruppo, uniti e di portare tutti insieme, io con la mia squadra, voi quello che scrivete sui giornali, le televisioni, con i tifosi, il Palermo in Serie A, tutti insieme. Allora, quando ho parlato col Presidente, ha detto prima che sono andato, siamo incontrati il giorno dopo, no, siamo incontrati dopo 3 ore, ho preso la macchina da Sion a 200 all'ora, sono arrivato subito nella sua villa e abbiamo cominciato a parlare, vero? E il fatto di soldi non abbiamo mai parlato, perché una possibilità come questa, allenare il Palermo all'età di 35 anni, anche gratis, sta a me e alla mia squadra di portare i tifosi dalla nostra parte. E anche il fatto di aprire il Barbera una volta a settimana, di fare le amichevoli dentro il Barbera, questa è testimonianza che da parte mia c'è apertura totale, perché i tifosi sono molto importanti in una squadra di calcio, specialmente in una città come Palermo.